Ciao amici, anche oggi vi saluto con una diretta velocissima perché siamo proprio nel pieno dei preparativi per la festa di domani. Ci sono gli ultimi scatoloni da mettere via con le novità arrivate, dobbiamo far bollire l'acqua, preparare la tisana e vi do a proposito un'anteprima sulla tisana che faremo assaggiare domani e con cui vogliamo coinvolgere tutti quelli che parteciperanno domani alla festa del nostro compleanno al gioco proprio Chiama la tisana. Quindi gli appassionati di tisane siete tutti chiamati a partecipare, vi aspettiamo per assaggiare la nuova tisana, oggi vi svelo già gli ingredienti così potete iniziare a pensare a un nome originale, perché noi dopo 14 anni che abbiamo il negozio iniziamo a trovarci a corto di idee sui nomi da dare alle nuove tisane, quindi coinvolgiamo tutti voi, chiediamo il vostro aiuto se ci date una mano a scoprire e a trovare un nuovo nome simpatico e originale per la nostra tisana. Intanto ve la mostro, vi faccio vedere. Sono le nostre classiche tisane sfuse, quelle a pezzettoni belli grossi. Negli ingredienti potete vedere la rosa canina e il carcadè che danno quella base proprio fruttata. Sono solitamente le tisane che rimangono rosse di colore e quelle che piacciono proprio anche ai bambini. Poi ci sono i pezzi di mela per renderla dolce, le sfoglie di cocco, i pezzetti proprio della polpa di cocco e una parte speziata invece di cannella e chiodi di garofano che la rendono proprio ideale, visto che domani danno anche qualche goccia di pioggia e un abbassamento delle temperature, direi che la tisana è ideale da consumare proprio per l'autunno e per l'inverno. Quindi oggi ve la mostro, domani ve la facciamo proprio sentire. Già il profumo è fantastico, inebriante, se amate le note proprio leggermente speziate della cannella, dolci, fruttate, questa è la tisana proprio ideale. Domani ve la facciamo assaggiare e a tutti i partecipanti facciamo provare la tisana, poi ci sarà la nostra amica Erika di Sforna che ti passa e dopo ti tagghiamo, che ha aperto un laboratorio qui a Bernareggio dove fa veramente dei dolcetti fantastici. Io ne ho assaggiati biscottini speziati particolari, proprio buonissimi e sono vegani. E con farine anche particolari, quindi farine senza glutine, farine proprio particolari. Chiedetele qualsiasi ricetta che lei prepara per ogni tipo di intolleranza o per ogni tipo di gusto a livello alimentare, sono veramente buonissimi, sia dolci che salati. Quindi domani ci trovate qui con la tisana, con Erika che ci offrirà i suoi biscottini deliziosi, quindi passate a fare merenda, vi aspettiamo dalle 9 alle 18 per tutta la giornata con tisana pronta, bella calda e biscottini proprio per una merendina metà mattina piuttosto che pomeriggio, vi aspettiamo con orario continuato dalle 9 alle 18, quindi quando volete. Oggi vi ho dato gli indizi di cosa contiene la nostra nuova tisana e vi chiediamo di passare a partecipare o se volete già in realtà scrivere nei commenti qualche nome originale per questa tisana, vi ripeto gli ingredienti, ci sono rosa canina e carcadè, pezzetti di mela e pezzetti di cocco proprio per renderla più dolce e poi la parte speziata invece data dalla cannella e dai chiodi di garofano, quindi una tisana dolce, fruttata, leggermente speziata. Vi aspettiamo domani per farvela proprio assaggiare o se avete già in mente qualche nome originale per la tisana potete scrivercelo nei commenti. Intanto vado a finire di preparare tutto e domani vi aspettiamo per festeggiare insieme il nostro compleanno. Buona giornata, ciao!